esistono dei luoghi e delle date indimenticabili. Chiari, provincia di Brescia, primo pomeriggio di giovedì 19 settembre 2019. Entro nella villa dove negli anni 50 sino al 1963 visse la cagnolina Peg con la sua amica umana Ines Corridori. Una visita emozionante, un autentico viaggio nel tempo. Elizabeth Mann ebbe il privilegio di conoscere la signora Corridori e Peg nel privato della sua elegante abitazione, descrivendo l'inusuale incontro sull'espresso del settembre 1959. Fu a metà delle scale, nel silenzio incantato di quel pomeriggio, che incontrammo la cagnetta che era uscita dalla sua stanza per venirci a salutare. Si diresse verso di noi, poi si fermò su uno scalino, scodinzolando e guardandoci con i bottoncini marrone scuro degli occhi. Occhi cui nulla sfugge, occhi splendenti, di intelligenza vivacissima, occhi parlanti. Ci passava in rivista uno dopo l'altro e i suoi occhi sembravano dire: dunque oggi siete miei ospiti. È inutile che vi dica che mi chiamo Peggy. Scodinzolò modestamente ma piuttosto compiaciuta di sé. Scodinzolò ancora, poi si voltò e ci fece strada per l'ultimo tratto di scala. In cima attendeva la signora Corridori, che esordì dicendo: Peggy si è presentata da sé, vero? Accomodatevi. Entrarono tutti in una stanza spaziosa dove in un angolo erano disposti gli strumenti utilizzati da Peg per apprendere, coi metodi classici del tempo, e comunicare con gli umani, sempre stupefatti, quasi mai increduli, perché per dirla con Elizabeth Mann ci si abitua persino alle circostanze più strane. E infatti noi tutti presenti nella stanza avevamo subito dato per scontato che il cane rispondesse alle nostre domande e rispondesse intelligentemente.